Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video guida in cui voglio parlarvi degli inviti dei 9, cosa sono, come si ottengono, come si completano e mostrarvi per esteso l'intera prima settimana. Giusto per dare un contesto a tutto, durante la stagione del Ramingo col DLC Azzardo Cosmico ogni settimana ci sarà un invito dei 9, per un totale di 9 e ognuno di questi avrà lo scopo di approfondire un po' le nostre conoscenze, quindi anche dal punto di vista lore, riguardo a queste figure enigmatiche e a quanto pare c'entra pure la figura del Ramingo. Oltre a questo, ogni invito dei 9 ci darà anche un engramma potente, quindi ci consentirà comunque di proseguire il nostro progresso in termini di potere. Apro una parentesi però, ho detto che ce ne saranno 9, uno per ogni settimana, da qui in avanti. Non so però cosa succede se qualcuno se ne dimenticasse di prendere uno. Non so se semplicemente lo salterebbe o se arriverebbe in ritardo di una settimana. La mia idea comunque è quella di portarveli tutti di settimana in settimana qui sul canale. Comunque, primissima settimana bisognerà andare da Xur, che in questo caso si trova su Titano, e acquistare l'invito dei 9, ossia un oggetto di missione al costo di 9 frammenti leggendari che avrà 4 incarichi. Il primo sarà di completare l'assalto Lago di Ombre e andrà benissimo quello base che si trova direttamente nel menu destinazioni nella zona morta europea. Gli altri 3 incarichi invece ci richiederanno di ottenere dei campioni di Cabal, di Caduti e di Corrotti, 9 di ognuno, e si otterranno semplicemente uccidendo i nemici nella zona morta europea, nemici appartenenti alle relative razze. Per alcuni bug si possono droppare anche su altri pianeti. Voi però andate sul sicuro, andate nella zona morta europea, ci sono tutte e 3 le razze, cercate i nemici e iniziate a massacrarli. Non sono dei drop garantiti, ma droppano con una certa frequenza, quindi nel giro di 10-15 minuti comunque dovreste riuscire a sbrigarvela. E il mio consiglio è naturalmente di fare prima l'assalto, perché già lì ne otterrete alcuni. Una volta completati tutti e 4 i compiti, l'invito si evolverà e si trasformerà in Dentro l'Ignoto, che ci richiederà molto banalmente di avviare la missione Mistero e Potenziale dal menu di navigazione di Azzardo. Troviamo il piccolo pallino della missione a fianco ad Azzardo Eccelso. In questa missione non bisognerà fare praticamente nulla, saranno soltanto dialoghi seguiti da una cinematica e al termine di essa apparirà anche una cassa che ci ricompenserà col nostro engramma potente. Vi dico già anche che finita questa missione non avremo più l'invito, ma tornando dal Ramingo ci saranno alcuni dialoghi molto particolari. Comunque, adesso io vi lascio per esteso l'intera missione con tutti i dialoghi e le cinematiche. Naturalmente per chi volesse godersela in gioco, questo sarà spoiler. Comunque per questa prima settimana è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro buona visione. Troviamo sul precipizio della storia. Ciò che fai qui altera l'equilibrio cosmico per sempre. Hai stretto alleanza con esseri pericolosi, divinità e aspiranti tali. Quanto ancora prima che i tuoi amici ti coinvolgano in qualcosa da cui non potrai tirarti indietro? Coloro che servo hanno molto da imparare da te. Nutrono per te la più grande curiosità. Sei il punto in cui convergono tutti i destini. Il Dregen rappresenta un premio speciale per i 9. È un'anomalia, un equilibrio elementale, un esperimento grandioso. Ricordiamo la sua prova. Era ora che qualcuno ti insegnasse il rispetto, Mino. Qualcuno tipo te? So che mi tenete d'occhio. Già, sfuggi alle regole. Non usi neanche più il suo nome. Beh, per questo sono ancora vivo, fratello. Azzardo è un'opportunità di salvezza. Coglila. Hai sempre temuto che Shin ti stanasse.
Scusa, vecchio amico. Dietro di te. No, non più. Sono Ramingo adesso. Hai dimostrato il tuo valore. Accetta questo dono da parte dei nomi. Un dono? Che dono? Solo altre due hanno trasceso il progetto. La prima, una clessidra che scandisce il tempo con pazienza infinita. La seconda, una lama dimenticata e affilata come nuova. E ora, il Dredger. Torna a trovarci. Vorremmo che comprendessi ciò che noi comprendiamo. Per ora, non desidero altro che parlare con te soltanto. Ma solo se ti dimostrerai all'altezza. Un attimo, hai visto quel gioco di carte? No, non va bene. Mostrano cose anche a te. Sappi che ho la pessima abitudine di mettere troppa carne al fuoco, ma dovrò pur mangiare, no? E l'accordo per cui ho avuto il carico era così succulento. Maledizione, adesso ce l'hanno anche con te. Non va bene. Sta alla larga da quella creatura blu. Ci penso io. Se la vedi ancora, evitala, capito? Non devi fidarti di quello che dice.